Finalmente un trekking. Siamo ad Erich, adesso ci facciamo un bel giro panoramico e poi scendiamo e facciamo una cosa particolare che non vi svegliamo adesso, la vedrete dopo. Sei italiano, ti sei trasferito in Svizzera o sei in procinto di farlo? Ti piace fare escursioni in montagna non troppo impegnative, magari con la famiglia? In questo canale puoi trovare tutte le informazioni che ti servono, in particolare sulla zona dell'Oberland, per farla facile, la regione bernese, intorno a Berna. In questa escursione siamo a Innereritz. Arrivarci è molto semplice, si transita per Steffisburg e basta puntare il navigatore per Innereritz, appunto. Sbagliare è impossibile, in quanto a Sage si è arrivati a fondovalle. La strada finisce lì, ci sono diversi punti in cui parcheggiare. Il nostro consiglio è di lasciare la macchina ai campi da tennis davanti alla Gestau Sage. Lì il parcheggio non si paga, ma non ditelo in giro. Lascio nel primo commento i punti GPS. Appena dopo il ristorante si può scegliere se fare il percorso di camminata verso sinistra o verso destra. Noi siamo andati verso destra, lo conoscevamo già, basta puntare verso il Grünenberger Pass. E via, gli allegri tornano in trekking. Come utilizzare quattro bacchette, perché deve tenere anche quelle di mamma che sta riprendendo. Che stile, Dè! Sembrano due stuzzicadenti più che altro. Scricci è in carrozza, in vettura. Pronto a ski? Eh beh, tu sì, da lì direi di sì. Papà forse un po' meno pronto a salire con 10 kg di cane. Non vedevo l'ora di fare un vero trekking. Madonna, che Robin Hood. Robin Hood che perde l'equilibrio. No, che cadeva dal tronco. Ma tu sei Robin Hood? Chi è Robin Hood? Chi è Little John? Lui. Chi è lui? Dead. Papà direi che sì, papà ha più il fisico da Little John che da Robin Hood. Papà è fratac. Vabbè, adesso non ci buttiamo proprio così giù, insomma. Però tendenzialmente forse più vicino a Little John che a Robin Hood. Giusto? Giusto. No, no, assaggia, è buonissima, io ne ho mangiato un sacco, prova a assaggiare, si chiama erba brusca, vuol dire... Piemontese. Vuol dire erba... No. Sì, piace, ma Nico! Porcello. Ma poi lo dico, questa non era buona. Buonissima, poi un'erba, cioè, dite voi, tu schicci, cosa dici? Un'erba che si chiama erba brusca? Cosa può essere? Non di sicuro troppo appetibile. No, grazie, non ne ho voglia, grazie. Assaggia! Qui questi si vogliono cibarsi di erba brusca oggi. Che buona. Papà si nutre di erba brusca, perché cosa sostenevi che l'erba brusca faccia? Fa dimagrire. Sì, infatti. E fa bene proprio tutto l'organismo. Vabbè, depurare ripura, che faccia dimagrire, non lo so. Essendo amara, una sana depurazione ce l'avrà pure, ma insomma, chiaro che bisogna sputarla. Sì. Poi. O partire anche da un sano principio, ancora meglio, non mangiarla, ecco. Ciucciare liquido. Ma fate pure. Io sono per il dolce, non per l'amaro. Mi verrebbe proprio voglia di andare a sgrufolare dentro quel bel uccelletto. Anche a me. Ma sì, sgrufolare. Fare un bel bagnetto. Sto pezzo sarà anche strada. Uno se lo ricorda sempre facile. Ma salire sale. Tu che dici, pa?
respiro solo da pieni polmoni perché quest'aria fresca mi, diciamo che mi ristora proprio. Bellissimo. Arriva. Abbiamo beccato una bella giornata che non fa caldo. Sì. Arriva anche Nico e proseguiamo. Dopo aver terminato la parte di salita su strada per quel dei boschi, siamo giunti, i due mi hanno preceduto, sono già in pole position all'inizio del taglio, cioè del percorso di traverso, come si dice, che ci porterà dall'altro versante e poi inizieremo la discesa. Diceva? Volevo solo farti notare che vedi, inquadra qua per favore. Vedi che di qua si va ad Apkern passando per il Grünenbergen Pass. Praticamente ad Apkern c'è anche un video sul canale a Lombach Alp che l'abbiamo girato quando c'era la neve, ma sarebbe veramente figo fare questo giro qua perché di là poi dovrebbe iniziare un grosso pianoro bellissimo e deve essere veramente un bel giro, quindi vabbè, forse prossimamente. E adesso torniamo a Erich Pass, come si dice. Erich Pass. Dopo, adesso prima proseguiamo per un pezzo quasi in orizzontale, facciamo anche fare una sgambatiella a Elvis, che è da un po' che si lamenta che vuole andare con le sue gambe, e poi proseguiamo. Siamo in sosta, Nico mi tira fiorellini. Bastoni. Tronchetti. Rametti. Di pino. E se posso dirlo, il tutto sta diventando fastidioso. Ve la tiro anche a voi. Eccoli qua, bingo, bango, vai ma. Cos'è il motto della giornata, bingo, bango, bongo? È il film di ieri sera. Abbiamo finito il percorso natura, dal bosco, adesso... Nico stava alludendo a un ragazzo che ci ha proprio bellamente doppiato col cane. Vabbè, dai. Proprio ci ha lasciato... Guarda che se noi volessimo andiamo giù dritti di qua e lo freghiamo. Becchi maschi bellissimi, non so se si vedono, poi provo a zoomare nel video lassù, li vedete? Adesso gli faccio anche una foto col telefono. Vuoi dire qualcosa ai microfoni cane 5? Sì, da riserva naturale. Poi bisogna portare i cani a guinzaglio, non dentro lo zaino, perché pesano. Adesso stiamo per arrivare giù dove avevamo pianificato di arrivare.
e poi vedrete, ci sarà da divertirsi. Siamo un po' lunghi coi tempi, però chi se ne frega. Mentre Nico e Sara sono andati in macchina a prendere delle cose che servivano, io con Elvis come pesucchia sto arrivando al posto dove volevamo fermarci, e adesso si tratta di andiamo a raccogliere i pinetti per fare la tisana. Questi qui devo prendere. Così e continuo. Allora, avevamo detto, facciamo il giro, chiudiamo l'anello, torniamo ad Eritz e facciamo qualche cosa. Qualche cosa è mangiare. E oggi abbiamo deciso di farci, chi fa da sé fa per tre, una bella grigliata. Eni? Sì. Volevo solo dire che Nico, oltre alla grigliata, vogliamo farci un infuso fatto con le foglie di aghi di pino, quindi ha già lì il casseruolino, il foglie, pentolino, scusate, per raccogliere gli aghi inciso, di pino. Piccolo inciso, le foglie degli aghi di pino è un ossimoro, no? Direi. No, non è un ossimoro, è un'ignoranza, sono piccoli dettagli. Comunque, Nico ha già iniziato la raccolta degli aghi, per poi prepararci l'infuso digestivo post pranzo. Comunque, prima forse è meglio fare una panoramica su quello che effettivamente sarà il pranzo. Abbiamo un po' di polletto, un po' di spiedini vari, salsiccette, bistecche, peperoni. E poi, visto perché mamma ama anche le verdure, come dice papà, ne ho prese troppe, ma c'è anche un po' di insalatina da cuocere. L'uomo fatica, l'uomo di fatica. Secondo me prima o poi cade anche su Elvis uno di quei pezzi. Elvis, non sei in una bella posizione. Vuole decidere di azzopparsi anche l'altra zampa, forse. Vabbè. Comunque, niente. Adesso, qualcosa da dichiarare? Aventa fed bosch, bisogna fare legna. L'uomo lavora, la donna ha già apparecchiato. Molto in anticipo, visto che mi sembra che la brace sia ancora abbastanza indietro, ma noi siamo fiduciosi. Nico affamatissimo, che dici? Sì. Bene. Non vi dico che ore sono. No, sì, è un pranzo un po' tipo merenda, siamo arrivati un po' lunghi, ma vabbè. Sono le 3:15. Vabbè, ce la faremo, dai. Così posso mettere senza il fuoco.
deve essere tutta bianca. Allora, se qualcuno fosse interessato, abbiamo marinato le costine e anche questa carne qua. Poi metto la ricetta qua di fianco. Comunque non è male, non mi sembra malaccio la cosa. Qui non vediamo più dalla fame. La carne è ancora un po' indietro. Stiamo mangiando, addirittura Niki sta mangiando l'insalata, la cicoria, che è anche ancora un po' cruda, ma abbiamo fame e quindi si mangia. Va, vieni a mangiare, che l'insalata nel piatto che si fredda è la cosa principale della grigliata. Ci abbiamo fame, vogliamo la carne. Dicono che certe cose sono cotte, andiamo ad appurare. Quindi c'è la teglia? Oh, sì, direi che iniziamo a ragionare un po'. Niko è il primo, vai! Ma posso questa qui? Ma assaggiane una anche te, che voglio capire se secondo. No, prendi le pinze, Niko, che rischi. Occhio, Vai! Buonissimo! Buona! Bene, lo spiedino è stato provato. Vediamo poi il bollettino, pa? Che se la vuol dire? Ottimo! Ottimo, tutto buono! Qui fra un po' rischiamo anche di prenderci il lavetto. Non piove più, vai tranquilla. E voilà! 10 minuti dopo, apri il cielo. Abbiamo già anche messo su l'infuso di aghi di pino. Fatto vedere. Tutto in decozione. Guarda qui che salutisti. Sì che mangiano la carne alla griglia, però poi guarda qui. L'infuso agli aghi di pino, che a dire la verità non so che proprietà abbia, perché è il mio maritino che ha deciso di fare lì. Ah, è lassativo, vedi? Così almeno uno prima si imbottisce e poi dopo spurga su. Questa è acqua della bottiglia, ma in realtà è di quel bellissimo fiume che scorre lì. Se domani abbiamo il cagotto. Buona veramente lì l'acqua. Da sgrassa, mica di la nonna. Buone, buone anche le costine. A breve avremo anche il nostro infuso alla Bear Grylls con gli aghi di pino di montagna. Prossima volta, proprio perché hai citato Bear Grylls, penserei di fare un bello sformato di scarafoni, direi. Che ne pensi? Scarafoni. I baccarozzi, quelli proprio delle piante. No, ecco, questo è una larva. Quelle belle larve lunghe così. Sì. Di... I'm gonna need to eat for a week after this one. A fuoco tutto. Avremo un incendio, il mio pentolino sta andando. Della nostra tisana. Che pare iniziare a fare qualche sorta di cosa che si chiama bolla. Ora ce l'abbiamo fatta, abbiamo anche ottenuto l'infuso che fuma. Niko adesso sta accuratamente mescolando il tutto e siamo mescolando. Assaggiamo un po' di... Assaggiamo. Ma che schifo. No, sono un po' da zuccherare. Topa, mettiti queste. Non è male il nostro infuso di foglie. Quanti ne metti, Topa? Molto buono. Vero che buono. Cioè, sai cosa ci andrebbe? Ci vorrebbe ancora dello zucchero. Non ce l'ho più. Sai cosa ci andrebbe in qua dentro? Il miele. È buona. No, veramente, non stiamo spendendo. È veramente buona. È tisana rilassante. Sta storia dell'infuso al... agli aghi di pino. Agli aghi di pino, praticamente, mi è venuto perché è un periodo che sto apprezzando le erbe di montagna e infusi, frutti di montagna, quindi mirtilli, lamponi, tutto. E quindi questa era la prima cosa, molto semplice da reperire, non bisogna diventare matti per cercarlo. Di pini in montagna qualcheduno se ne trova.
ogni tanto. Comunque diciamo che potremmo fare la saga. No, non facciamo saghe. Niente saghe, niente saghe. Basta adesso con le saghe. Andiamo là dove ti porta. Basta il cuore. Con le saghe, Nico. E da questa location bellissima è tutto. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Noi adesso dobbiamo digerire. A noi è piaciuto fare questa cosa un po' diversa dal solito, dagli altri video. E se volete mettere anche un bel mi piace e un like, noi siamo contenti. Anche Kiki. Allora niente. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.